Benvenuti a una nuova puntata del TG Palio, una puntata particolare perché è dedicata al grande evento del mercoledì sera, ovvero la tratta del Palio 2016, tratta che è sinonimo di pronostici, di favoriti e non. Gli 11 cavalli sono pronti, le contrade anche, per cui io a breve insieme a Maurizio Ciampalini e a Moreno Bozzi, che sono esperti di cavalli, commenterò appunto le estrazioni che stiamo per vedere dalla bellissima Piazza Montanelli e sentiremo proprio in diretta le reazioni delle contrade per la tratta 2016. Ecco, non ho detto in apertura, ma è sottinteso che questa è una puntata speciale del TG Palio, chiaramente. Ieri ero al centro ippico, appunto in località Torre, a fare delle interviste e tra i fantini c'erano, quando ci sono stata io appunto di mattina, Virginio Zed, a metà mattina li ho incontrati, e Alessio Migheli. Potrebbero esserci... Ecco, Zed l'ho già nominato. Virginio Zed è con Porta Bernarda, è parte da Porta Bernarda. Migheli, secondo me... era perché ha delle parole con Querciola e Ferruzza. Mentre Mereu, che a Fucecchio praticamente ultimamente è il re, dove lo vedreste? Può essere in tre o quattro contrade, dipenderà solamente da capitani e dal cavallo più che altro. Però per me riparte dalla Querciola. Sei d'accordo? Penso di sì. Un'altra monta sicura dovrebbe essere Andrea Coghe a San Pierino. Andrea Cove è un fantino personalmente che mi piace, per cui potrebbe essere magari una bella sorpresa. Sì, secondo me l'anno scorso Quesale non era a cavallo da battere perché c'erano cavalli superiori, fece un buon palio, una buona batteria non partendo benissimo, e alla fine arrivò dietro a tutti i cavalli più accreditati. Ecco, non ci sarà la contrada di Torre, secondo voi appunto correre in 11, intanto ecco, ci dispiace comunque perché ci piace di più, no? Un palio con tutte, però farà mancare qualcosa al palio questa appunto la mancanza di una contrada? No, questo non è mai bello, però hanno fatto un qualcosa che fa parte del palio e quindi sapevano di incorrere in questa sanzione, quindi di non partecipare al palio successivo. E quindi fa parte del palio, certo. Sono giochi di palio. Io però volevo spendere due piccole parole e lo saluto, colgo l'occasione di salutarlo, che è amico Gavino Sanna, che secondo me è un'altra monta sicura in Sant'Andrea, non si muoverà da Sant'Andrea, monterà tutti gli 11 cavalli in Sant'Andrea, e vorrei dire che sarà su qualsiasi cavallo che possa andare in sorta a Sant'Andrea, a prescindere può essere la Mina Vagante, perché è un fantino di 44 kg, qui siamo, cioè nel senso ha buone chance. Okay. Regala a qualcuno, gli regala più di 15 kg. E non sono pochi nel galoppo. C'è una bella differenza. E tornando a Torre che non ci sarà, Mastarella a questo punto non avrà la nemica, non avrà la rivale, potrebbe essere importante questo. È un bel vantaggio perché la nemica l'unica cosa che può fare è cercare di dare una mano semmai a qualche altra contrada che non è Mastarella di provare a vincere, ma non può fare altro. Potrebbe essere un vantaggio magari creare tra virgolette troppa pressione il non avere la nemica quest'anno per Mastarella. Moreno, nel 2010 quando ci fu l'infortunio al cavallo di Ferruzza, mi ricordo che la favorita era Cappiano e Non andò molto bene quell'anno lì. Può darsi di sì. Dipende molto anche dal fantino, dalle pressioni che fa la contrada. Una serie di elementi che contribuiranno. Maurizio, tu appunto sei un esperto di cavalli. Noi ti conosciamo anche appunto in veste folcloristica, tra virgolette, no? Come il mago Ciampa. E hai fatto una profezia, certo, lunedì scorso. Profezia basata, immagino, non soltanto su non so quali teorie, ma anche che parte da basi pratiche. Ce la vuoi ricordare per quei pochi che non l'avessero vista? Allora, la mia profezia è stata Mastarella e la ridico uguale, e soprattutto Gingillo. Secondo me questo palio qui, sotto i giochi, tra virgolette, senesi, se dicendola così, certo, Gingillo è ben visto per la vittoria finale.
A questo punto però bisogna capire... Siccome Gingillo secondo me parte da Mastrella su quasi tutti i cavalli, è un lotto molto che è omogeneo, ecco perché ho detto Mastrella. Ecco, appunto, c'è un ragionamento dietro. Bisogna capire quale cavallo, ma insomma, essendo il lotto abbastanza omogeneo, potrebbe rivelarsi importante a questo punto il fantino. Sì, sì, no, in un lotto prima, così sì. I giochi possono venire meglio in un lotto omogeneo così. Chiedo a Moreno Bozzi, appunto, Siena, quanto può influire sull'andamento del nostro palio? Ma, domandona, lo so. Secondo me influisce principalmente sui fantini che a Siena sono big. Qui è più facile che vinca magari rispetto ad un fantino che a Siena vince sempre, come il Mario Azzeni, vedo più favorito magari fantini che a Siena sono seconda fascia, come in questo momento purtroppo è andato a finire Gingillo, come può essere Pusceddu. Poi Mereo addirittura a Siena non corre, quindi lui è proprio un outsider fuori da tutti i giochi. Il che può essere un vantaggio. Sì, sì, che può essere un vantaggio. Io vorrei spendere due parole per Adrian Topalli, non capisco come mai nessuno, nonostante che Mereo ha dimostrato che si può vincere anche fuori dai giochi, non riesca mai a trovare una monta. Dall'altro, questi palli minori tutti gli anni uno o due li vince, quindi... Quest'anno Topalli? Topalli penso che faccia il fatico di riserva, se lo chiamano. Sei d'accordo, Maurizio? Sì, sono pienamente d'accordo. E dispiace da una parte, perché Adrian ha sempre portato cavalli al palio negli ultimi anni, di cui Tavel ha vinto l'anno scorso, e poi ha dimostrato che si può far valere in questa pista. Ritornando ai giochi senesi, scusami se ti... Prego. Ritornando ai giochi senesi, per ora, negli ultimi anni, non sono mai andati per come loro volevano, perché all'inizio questo è il primo palio e anche ciò non aiuta a far tornare sempre i giochi. È il primo palio, quindi ultimamente non gli sono mai tornati. Per cui giochi. Chissà quest'anno come andrà domenica prossima. Nel frattempo, appunto, noi siamo in diretta e stiamo sentendo e vedendo che Piazza Montanelli piano piano sta andando a riempirsi. Alcune contrade sono proprio qui sotto la nostra postazione, che stanno per giungere davanti al palco. A breve ci saranno anche i capitani naturalmente sopra il palco e poi i membri del CDA e i bambini che estrarranno, Moreno, i nomi, gli abbinamenti tra contrada e cavallo. Moreno, a proposito di contrade, ce ne sono alcune che non vincono da anni e anni e anni, ad esempio mi viene in mente Terruzza o Cappiano. Secondo te che clima si respira in queste contrade in cui appunto da così tanto tempo non si porta a casa il cencio? Innanzitutto non vince da tanti anni, tra l'altro sono due coppie di rivali, quelle che erano più anni, Cappiano e Terruzza e poi Bottega e Borgonovo. Sì. Crea tante pressioni sulla contrada e crea anche la paura maggiore della curva, anche perché io faccio sempre di Cappiano, se Ferruzza vince Cappiano diventa nonna, Bottega e Borgonovo sono subito dopo nella gradatoria dei nonni. E tanto secondo me sarebbe, per sbloccare proprio questa situazione, sarebbe che una delle sei rivali che oggi sono in piazza, perché la quarta coppia non ha la rivale in piazza. Sì. E bisognerebbe che vincesse una di loro, perché poi potrebbe un po' sbloccare la situazione. A Siena le purghe e le rivinci sono ordine del giorno. Qui purtroppo negli ultimi anni ha vinto Porta Bernarda e Torre quando ancora la rivale era così accentuata. E poi, ad esempio, a proposito di coppie di rivali, Raimonda Bernarda. Bernarda ne ha vinti tanti, Raimonda ne ha 23. E l'ultimo, se non erro, nel 99. Chance con Andrea Mari ha molto di più, secondo me, perché anche politicamente Andrea Mari ad oggi conta. Poi dopo la delusione dello scorso anno, perché sembrava fatto per portare Raimonda a un certo punto, visto che Mastrella era fermato dalla Torre, secondo me era molto carico. Ora con questo stravolgimento degli ultime ore, dove è andato via sia il veterinario del Mari che il Mari stesso, è un enigma. E poi c'è questa Querciola che
zitta zitta ultimamente ha fatto man bassa. Le rivali, le contrarie che non hanno la rivale negli ultimi anni hanno fatto cappotti. E ora non so da quanti anni è che se si toglie la vittoria di Forte Melate di Torre, mi sembra che sia tipo 12 anni che vincono sempre Samo, San Pierino, Sant'Andrea e Querciola, cioè quelle che non hanno rivali. Vuole fare una domanda al mago? Come lo vedi Sanna? Questa sera Carlo è proprio di Maurizio Ciampalini. Sì, Maurizio Ciampalini. Come lo vedi Carlo Sanna sulla nostra pista? Carlo Sanna secondo me si ritorna al discorso dei chili, del peso, però sicuramente se lo montano hanno avuto delle garanzie. Però ripeto, non ci vedo differenza, ecco, sul lato del peso, ma il lato politico conta, quindi solo quello lì. Ecco, una domanda, avete nominato la pista, è in ottime condizioni, immagino, mi potete dare qualche proprio informazione relativa proprio a dove correranno i cavalli? Ma io, quello che so io, nelle ultime settimane è stata lavorata, è stata anche provata da Adrian Topalli, e sembrerebbe in ottime condizioni la pista, quindi... Sì, anch'io sapevo così, oggi non si è vista particolarmente perché soltanto l'ultima corsa è stata un pochino più spinta, ma... però perlomeno sembrerebbe che sia stato tolto tutto quel problema che all'esterno era troppo dura e all'interno troppo morbida, sembrerebbe il fenomeno parzialmente risolto. Ottimale. Per quanto riguarda, facciamo un passo indietro prima che inizi l'estrazione, le corse di primavera, come avete visto muoversi, vabbè, cavalli, fantini, Maurizio? Ma niente di particolare, purtroppo ne è saltata anche una di corse di primavera quest'anno. Però anche lì se abbiamo visto pochi cavalli, di questi pochi che poi sono venuti comunque, ora tranne i cavalloni che poi sono andati a Ferrara, ma hanno l'impressione è quella che hanno fatto oggi, lotto livellato un basso ma molto livellato. Tu Moreno hai ricevuto qualche informazione dalle corse di primavera, appunto vedendole? Ma le corse di primavera sono andate bene dei fantini che probabilmente oggi non montano. Il Tato Palli è andato molto bene Caria, che però sembrerebbe che fatichi un po' a trovare la monta. Ecco, Caria è uno di quelli appunto promettenti, ma potrebbe mancare. Sì, sì, tra l'altro prima della... ora è 2 anni che era 7 per la squalifica. Sì. Però pezzo un po' male il palio quello con le botteghe, però poi fece un ottimo palio con Porta Raimonda, partendo male riuscì a mandar bene Notte Prima e Smai. Tra l'altro a proposito Palli, Notte Prima e Smai è stato rilanciato dal Porto Palli, sembrava un cavallo finito, e invece l'ha rilanciato e l'ha portato ad essere uno dei cavalli più forti attualmente in circolazione. Peraltro, per cui insomma Topalli che viene nominato per più motivi e che monta molto bene. Sì, sì, vero, vero. Ecco, tornando ai cavalli, perché quest'anno un numero così basso, appunto, ripeto, anche ieri ero alle previsite e non c'era questo grande afflusso. Ma si ritorna lì, dire che c'è Ferrara a ridosso non è una scusante giusta, perché negli altri anni c'era Ferrara uguale e i cavalli ci sono stati buoni, abbiamo avuto Pomario, quella Rosa che correranno domenica prossima a Ferrara, quindi non capisco nemmeno io quale sia il vero motivo. Moreno? Secondo me è il problema che non siamo competitivi come ingaggi. Un cavallo che corre qui se va fuori in batteria prende 1000 euro. Se arriva dal 4 ottavo posto 1250, quindi il cavallo che va a Ferrara prende già più di 8 cavalli a parte da riserva, prende già di più di 8 cavalli che corrono qui. Anche il Gran Premio serviva un po' a fidelizzare i cavalli per qui, perché prendevano dei premi, dei buoni premi legati però alla presentazione al palio. Potrebbe essere un motivo economico. Certo, poi alla fine secondo c'è anche me, quello. Non sì, secondo me lo spostamento non migliorerà le cose, anzi, potrebbe peggiorare, perché perdi 9 cavalli che vanno a Castiglione Fiorentino. Cioè, che prima se il palio, scusa, di Fucecchio fosse corso successivamente, intendi? Forse corso come hanno chiesto i presidenti la seconda di giugno. Ecco, ma a che punto siamo? È un tema importante, cioè la probabilità è alta? Attualmente nel regolamento è previsto che lo spostamento del prossimo anno,
il regolamento può essere cambiato il 31 dicembre. Se non ci viene messo mano a questo punto, il palio si correrebbe la seconda di giugno. Maurizio, vuoi dire la tua? Perché è un tema che non tocchiamo ancora perché siamo concentrati chiaramente su quest'anno, però è importante. Però la seconda domenica di giugno secondo me non cambia, cioè non risolve il problema. Lo risolverebbe forse a settembre, correndolo a settembre che sia l'ultimo palio. Perché la seconda domenica di giugno quelli di Ferrara non ti ci vengono a correre perché in 15 giorni non hanno recuperato dalle fatiche, quindi ti ritrovi quelli che sarebbero venuti la domenica prima di Ferrara, quindi non risolve secondo me il problema. Risolve semmai il problema alle contrade per fare le scene della vigilia e per organizzarsi meglio, tutto lì, perché come sappiamo c'è anche questo problema che a maggio negli ultimi anni il maltempo non c'è amico, quindi tante contrade si trovano in difficoltà per la scena della vigilia. Certo, all'aperto insomma è tutta un'altra cosa. Sì, a giugno si va un po' più sul sicuro su questo lato qui, e quel lato lì le contrade sono contente, insomma mette 500 persone a sedere non è cosa da poco. Tutti hanno un capannone, non tutti hanno una contrada che vuole, che è capiente per 500 persone. Noi chiaramente questa sera siamo concentrati su cavalli, monte e questo tema, e infatti che ci siamo, però prendo spunto anche da questo discorso sulle scene per ricordare, e lo sappiamo, che la vita di contrada va avanti tutto l'anno e che la contrada rappresenta un momento importantissimo di aggregazione non solo per i più piccoli ma anche per i più grandicelli, per cui fortunati noi a essere fucecchiesi e ad avere il nostro palio, che a volte viene criticato, se ne parla tanto, ma che alla fine è veramente un patrimonio importantissimo Moreno, e che dall'81 insomma ci fa compagnia, ci fa palpitare il cuore. Certo, poi le contrade sono ormai di separazione enormi rispetto come era Fuscetti negli anni 80, se lo ricordiamo purtroppo. Ora è molto più viva grazie alle contrade. Nel frattempo noi ci troviamo appunto in una postazione privilegiata e vediamo da una parte i contradaioli di Porta Bernarda e dall'altra stanno arrivando quelli di Raimonda. Magari si sentono anche dai nostri microfoni i cori, chiaramente gli sfottò che sono tipici, no? Tra queste due contrade, sono due contrade rivali, come dicevamo prima ce ne sono anche altre che hanno la rivale, ma noi in questo momento sentiamo e vediamo appunto queste due contrade. Nel frattempo la piazza è quasi piena, io credo che manchi veramente poco all'inizio di questa serata, che Moreno è la serata clou, no? Secondo me, della settimana del palio. Ieri sera abbiamo visto il cencio dipinto da Andrea Mini. A me personalmente è piaciuto molto, impostato sul tema della misericordia, e qui nel frattempo sentiamo di tutto di più. Cioè alla fine è una settimana, è un'annata, ma anche una settimana veramente piena di tanti eventi, e credo che organizzare tutto questo non sia facile, ma alla fine dia delle enormi soddisfazioni. Sì, sì. Stasera alcune contrade mi faceva presente un ex presidente di contrada. Stasera ci sono quattro contrade che i bambini piangeranno quando gli arriva il cavallo. Purtroppo è la sera che si decide il palio che uno deve fare. Fare un palio in difesa, fare un palio in attacco vuol dire tanto oggi. Siccome siamo grandicelli, vi ricordate chiaramente quando non c'era la tratta? Era, secondo me, tutta un'altra cosa, nel senso era un qualcosa in meno, non solo perché spesso già sapevamo come sarebbe andata a finire, ma perché la tratta proprio come serata, come adrenalina, è un qualcosa, un valore aggiunto. Che sì, ne pensate? Sono pienamente d'accordo, è una cosa molto più bella, a differenza che prima avevamo il fantino un mese prima, portava due cavalli, la tratta dà veramente qualcosa in più. Sei pro o no tratta? Io sono pro tratta da grande. Ok. Il palio con l'ingaggio più bello, magari può essere più bello per la qualità, però per le emozioni che ti dona la tratta, le emozioni di questa sera, anche se della vigilia non è mai la stessa cosa, perché te parti già dalla speranza di avere un cavallo forte al pari degli altri, invece qui ci sono queste diversificazioni, l'occhio alla rivale. Perché poi permette anche una contrada magari piccola di avere il cavallone. Certo, se pensiamo che prima della tratta le contrade che non avevano mai vinto erano quattro, ora hanno vinto tutte,
un motivo ci sarà. Un motivo ci sarà. C'è il motivo. Nel frattempo si accendono ulteriormente le luci, vediamo anche tanti flash di fotografi, perché ovviamente il Palio smuove tanto, no? Anche proprio dal punto di vista di giornali, web TV, televisioni. È un evento seguito, magari, ecco, spesso si sente dire di cercare di esportare il nostro Palio il più possibile. Secondo voi, da questo punto di vista, a che punto siamo? Cioè, è abbastanza conosciuto oppure si potrebbe fare di più? Perché è un evento talmente aggregativo, talmente grande, che in tanti ci invidiano. Secondo me questo Palio sta crescendo a vista d'occhio, però da qui c'è ancora da lavorare molto, sono solo 36 anni comunque, non ce ne dimentichiamo. Comunque sta crescendo in maniera spaventosa. Che ne pensi? Si può fare ancora di più per farlo conoscere? Perché secondo me è un gioiello il nostro Palio. Ci aspettiamo appunto che venga conosciuto anche molto molto al di là dei confini fucecchiesi. In tanti già lo conoscono, per esempio ieri sera era anche presente Eugenio Giani, no? Alla presentazione del Cencio, segno che la regione toscana c'è e ci apprezza. Sì, è vero, ma il modo di farlo conoscere non saprei, forse una pubblicizzazione maggiore sui network nazionali. Anche se già si sta facendo veramente tanto, c'è un enorme impegno. Sì, sì, è vero, è vero. Intanto qua sotto sta succedendo che tutto di più, sì. Si canta, si salta. Sì. In piazza non c'è quasi più posto, per cui noi speriamo veramente che manchi poco, perché io personalmente sono molto curiosa un po' di capire come andrà. Qualcuno sicuramente stanotte dormirà meglio e qualcun altro peggio, sì, perché no. Poi... Sì. Sì. Io vorrei ricapitolare, secondo me, certo. I cavalli che non faranno esultare il popolo. Li vogliamo ridire, Maurizio? Sì. Poi sì. Vi diciamo anche appunto sia quelli che faranno e quelli che non faranno esultare. Secondo me quelli che non faranno esultare sono Oswald, Selvaggio e Bombiciù. Questi secondo me non faranno esultare. Poi ci sono tre o quattro cavalli che secondo me non andranno via a testa bassa, ma andranno alla stalla per valutare insieme al suo veterinario cosa gli è andato in sorte, che sono sempre in piedi Oscar Sauro e Matato. I cavalloni, rimango sempre a mio parere, sono Reo Confesso, Remo Secondo, Quisario e Gillo. A questi quattro cavalli secondo me saranno quattro popoli che esulteranno. Me li sto segnando perché noto anche la differenza di parere a volte con Moreno, sì. Per cui vorrei fare proprio, no? Uno dice una cosa o un'altra, poi magari vincerà proprio qualcuno che abbiamo dato come peggiore, non si può veramente sapere. Moreno, se non sbaglio prima mi hai dato nomi un pochino diversi. Sì, sui cavalli bassi sono pienamente d'accordo con lui, sui cavalli alti a me piace Matata, per esempio un amico della Fatata Cappiano mi aveva messo sulla prima fascia come più simile a lui, mi aveva messo Matato e Remo Secondo seconda fascia, però mi ha messo sempre in piedi prima fascia, perché è un cavallo difficile. A me non piace, sì. Però come ripeto, alle botteghe piace, perché il cavallo è proprio di Enrico Bruschelli e Enrico Bruschelli sarà il fantino di botteghe. Beh, quindi se già lo conosce, voglio dire, è un vantaggio in più, tra virgolette, sì, sì. Vantaggio lecito, ci mancherebbe altro. A proposito di Enrico Bruschelli, ci sono diversi figli di fantini noti che seguono le orme dei loro padri, Bruschelli, Coghe ad esempio. Sì. Come crescono, tra virgolette, questi ragazzi? Enrico l'abbiamo visto lo scorso anno a Fucecchi all'Opera, ha fatto un grandissimo Palio, ha dimostrato di venire su bene, insomma, che ha preso... Sembrerebbe che ha preso parecchio dal babbo, sveglio parecchio. Riguardo a Andrea Coghe, ha preso i pali ora, ma vogliamo ricordare che fa le corse regolari, viene dalle regolari, è solamente gentleman, quindi vuol dire amatore, corse amatoriali in pista, però è fantino dalle regolari e non è da sottovalutare questo, in una pista così. Questi giovani, appunto, figli di fantini a loro volta. Allora, essere figlio di un fantino da una parte ti può agevolare perché ha il nome importante, però da una parte è anche un macigno, perché
se poi non rispetti le aspettative ti perdonano magari meno rispetto ad un altro. Comunque sono due personaggi emergenti, mi piacciono molto. L'unico neo tifoso di Enrico sul Fucecchio deve avere un cavallo adatto, perché ha un peso maggiore rispetto ad altri fantini, però è molto bravo a partire e la cosa ha fatto anche una bella cosa anche a difesa, dopo che ha visto che non riusciva a prendere la testa. E dunque, piazza praticamente in cui tra un po' non entrerà neanche uno spillo, no? Come si suol dire, il popolo fucecchiese c'è praticamente tutto, io vedo grandi, piccoli, bambini di un anno, qualche passeggino, signori un po' più in su con l'età. Questo vuol dire tante cose, vuol dire che la tratta stessa è veramente entrata nelle piacevoli abitudini fucecchiesi del palio. E vuol dire anche che il palio riesce a mantenere un altissimo interesse, perché non so se a voi è capitato, ma a volte sento dire è nato comunque da poco più di 30 anni, non è, no, una tradizione di centinaia e centinaia di anni, e come se questa fosse una cosa negativa. Però d'altra parte, se in 36 anni si è riusciti a ottenere una cosa del genere, un colpo d'occhio che veramente visto dal vivo è bellissimo, voglio dire, meglio di così che cosa volere? Vuol dire che la macchina funziona. Funziona, funziona. E forse le polemiche fanno parte di questa macchina, cioè senza polemiche alla fine non ci divertiamo. Le polemiche aiutano a crescere. Secondo me le polemiche aiutano a crescere. E la dimostrazione ogni anno l'abbiamo il giorno della tratta. Volevo dire una cosa su Cappiano che sta entrando ora. Sì. Cappiano sta entrando senza cantare, perché è stata colpita dal lutto, dalla morte di Marco Carli, che era uno dei fondatori della contrada, era tesoriere durante la vittoria. E oltretutto questo rispetto mi risulta che sia stato dato anche dalla Ferruzza, perché so che fino a stasera non hanno fatto cori contro la rivale proprio il rispetto del lutto che ha colpito la Hai frazione. Fatto bene a dirlo, sì, perché... Come diceva, no? Edo Scioni, c'è cioè il motto, giusto? Sì, giusto. Infatti. Che per un giorno si è nemici, ma è poi vero. Per il resto amici tutto l'anno. È questo una cosa da segnalare, perché... È da persone intelligenti. Sì, sì, sì. Hai fatto vero, bene vero, a segnalare, perché a volte ci sono eventi purtroppo brutti, come in questo caso terribili, che annullano, tra virgolette, quella che è la rivalità. Rivalità che però domenica chiaramente e giustamente ci sarà, ma insomma, certo, fa parte dei giochi. Ma penso che ci sarà già da dopo andare a cavallo in piazza, giustamente, perché la vita deve andare avanti con la tristezza nel cuore per questa perdita, certo. Però è giusto che anche il palio vada avanti. È quello che avrei voluto anche Marco Carli, conoscendolo. Sì, purtroppo sono diversi quanto da Iole che nel corso degli anni, no, ci hanno lasciato. Il lutto di Cappiano è veramente di pochissimi giorni fa. Noi ovviamente facciamo le condoglianze alla famiglia di tutte queste persone che ci hanno lasciato, e appunto l'ultimo purtroppo Marco Carli. Torniamo a parlare, no, di cose, dei colori del palio. Negli ultimi anni, Maurizio, sono nati anche altri eventi, mi riferisco ad esempio al torneo di calcetto, oppure domenica c'è stato il palio dei bambini, hanno vinto rispettivamente Sant'Andrea e domenica il palio dei bambini Querciola. Bambini che crescono con il palio, anche le scuole fanno disegni, no? C'è stato un concorso molto bello, ho visto delle opere veramente attente. E poi il calcetto, in questo caso la generazione è un pochino più grande, è come se ci fosse, anzi c'è attenzione verso veramente tutte le generazioni. Crescere col palio è importante. Quelli come noi che sono nati quando, almeno io, sono nata un po' prima del palio, non tantissimo, comunque amano ugualmente, no, questa manifestazione, per cui c'è anche attenzione a tutti gli step della vita, appunto per impregnarci di palio, uso questo termine un po' particolare. Sì, no, è vero, è vero. Vorrei ricordare che il calcetto è stato riproposto, perché prima c'era, e Moreno mi può le correggere, c'era lo stadio, i primi anni del palio, c'era una sfida tra contrade, ora siamo arrivati a questo calcetto che sta durando da anni e che aiuta a anche questa via è una crescita del palio, perché porta contradaioli a giocare, e quindi okay. Quello dei bambini ancora di più, perché incominciano già da piccoli a sentire l'aria di palio. L'ho visti
domenica c'è, cioè, con una foga, con sempre, insomma, da bambini, sempre nel rispetto delle regole, certo. Però già le vedi presi da colori che della contrada. Guarda, vediamo ora che stai tanto la Ferruzza, infatti che non stanno facendo nessun coro. È una crescita anche questa. Sì. 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 È una crescita. Le contrade direi che sono entrate quasi tutte, perché non le abbiamo nominate mano a mano, ma insomma ne sono sfilate diverse. Sì, ora non mi sembra di averle viste quasi tutte, forse Corciola, non sono sicuro. Perché chiaramente noi abbiamo visto quelle che sono passate dal corso, ma altre arrivano da altre direzioni. Sicuramente per andare a Monda le abbiamo anche sentite bene, perché si sono quasi incontrate sotto i nostri occhi. Volevo dire una cosa sul calcetto, perché io ho la fortuna di essere tra gli organizzatori come rappresentante di contrada. Calcetto quest'anno è andato molto bene a livello di presenze, e anche questa è una crescita. Ci sono tanti ragazzi che, io faccio sempre anche di mio figlio, e quando hanno 6-7 anni il loro sogno è di poter giocare con la loro contrada a calcetto. Quindi sono bravi questi giocatori? Secondo me sì, il livello medio si è alzato molto. Purtroppo ci sono disparità tra le contrade più grosse, che hanno ovviamente più scelta, le contrade più piccole, però vediamo, il Sambo è riuscito a fare un'ottima squadra. Ha vinto l'anno scorso, quest'anno ha perso semifinale con Sant'Andrea, che poi ha vinto il torneo. Maurizio, hai seguito il calcetto? Sì, ho seguito il calcetto. Non hai giocato, però. No. Però secondo me ha vinto una delle contrade più forti negli ultimi anni. Ed ecco che il palco adesso si sta animando. I capitani hanno preso tutti posto, stanno prendendo posto. Adesso vedo i bambini, no? Da lontano mi sembra che sia un maschio e una femmina, perché sono un po' distanziati da noi, che estrarranno appunto uno il nome della contrada e l'altro o l'altra il nome del cavallo, per cui tutto il destino è nelle mani di questi due giovanissimi. I bambini sono di Cappiano, perché è rotazione. È rotazione, esatto. Sì, è in ordine alfabetico. Il primo palio lo ha fatto Borgonovo. L'anno scorso c'era Bottega e quest'anno c'è Cappiano, il prossimo anno Ferruzza e così via. Ogni 12 anni tocca la stessa contrada. Beh, direi che ci siamo. Mi sembra di scorgere anche Billy e Cei, rispettivamente il presidente dell'associazione Palio delle Contrade, e Cei, che Daniele Cei, che è l'assessore al palio. Qua da lontano, insomma, non si vedono i volti, ma mi sembra proprio di riconoscere nella loro eleganza la loro presenza. I capitani immagino la tensione. Io a volte ho seguito la tratta proprio seduta sul palco, e praticamente li avremmo potuti bucare con uno spiro e non se ne sarebbero accorti, cioè tanta è la tensione, no? Nervi tesi, muscoli tesi, cioè poteva accadere qualsiasi cosa, ma la concentrazione era massima. Cioè, io non so che cosa si può provare e a quanto può battere il cuore nel momento in cui senti il nome della tua contrada. Ed ecco anche che sul nostro monitor vediamo proprio i membri del CDA che stanno controllando che tutto sia in ordine, e poi vediamo i capitani, appunto. Qualcuno è anche parecchio serio, perché ripeto, ci si gioca un po' tanto. di palio, una bella fetta di palio. Ci sono due momenti in cui cala il silenzio completo: la tratta, quando viene fuori il nome del cavallo che tutti aspettano nella contrada, e il giorno del palio, quando il mossiere comincia a chiamare per la prima volta l'ordine d'entrata. Ecco, mediamente io lo vedo anche con, grazie a Dio sono occupata, no, molto con il palio per motivi di lavoro. Mediamente, e anche per passione, quanto dorme un contradaiolo medio nella settimana del palio a notte? Io penso 3 ore per notte. Sì. E siamo ottimisti. Sì, penso anch'io. Però poi siamo talmente pieni di adrenalina che alla fine, no, tiriamo dentro. Poi magari abbiamo il crollo, ma è un crollo piacevole, ripeto, perché non è da tutti. Io a volte penso ad altri paesi, ad altre città, e dico. Ad esempio ieri sera ero in Piazza Veneto, stavo guardando, no, il cencio, la presentazione del cencio, e ho pensato, siamo veramente fortunati. Sì.
cioè lo penso spesso, no? Quanti comuni ci sono in Italia? Tantissimi, in pochi, intendiamoci, non c'è mica solo Fucecchio, oltre a Siena che è il palio per eccellenza, ma Legnano, Ferrara e tanti altri, ma poi su tutti i comuni italiani una minimissima percentuale è un palio, e che palio abbiamo noi? Anche se a 36 anni è un ottimo, sta diventando un grande palio. Basta guardare la piazza. Noi diciamo tante parole, no Moreno? Però poi alla fine basta il colpo d'occhio e dici, beh, bravi. Vero, è vero. Tra l'altro, secondo me, anche il fatto che le visite furono anticipate al martedì da qualche giorno fu fatto perché i cavalli erano tanti, in realtà. Ora si dovrebbe fare tutto in un giorno, purtroppo. Però crea ancora più attesa, perché tanta gente va a vedere i cavalli lì alla torre, quindi già si comincia già dal giorno prima a respirare l'aria di pari, a dire il nome dei cavalli, ad informarci sulle caratteristiche dei vari cavalli. Questo mette ancora di più l'attesa. Ecco, mediamente una contrada quando contatta il probabile fantino? Quando iniziano i contatti? No, i contatti già partono da come finisce il palio, da settembre già incominciano i primi contatti, si cerca di trovare i primi accordi. Poi con l'avvicinarsi viene fatta tipo una selezione da capitani o richiamano per avere delle conferme se sono disponibili eventualmente per tutti i cavalli, per quel cavallo. Quindi è una cosa un po' lunga, un po' complicata, complessa. Infatti ripeto, quattro contrade stasera, fino a quando non avranno il cavallo in stalla non sanno neanche chi montano. E poi sì. Addirittura a volte sono stati anche cambi dopo le prove, magari che hanno fatto una o due prove un fantino e poi al palio è stato un terzo. Io ricordo Porta Bernarda, scusami Moreno, scese il Mari il venerdì sera alle 11 per montare Massimino, cioè aveva fatto le due prove e tutto quanto, sceso il venerdì sera alle 11. Ecco, in genere appunto perché dopo una prova si cambia un fantino? Perché quel fantino non si muove bene con quel cavallo. Non si muove bene con quel cavallo, perché ci si accorge che la rivale è più forte, quindi si ha bisogno di un fantino che ci badi la rivale, che quello non se la sente per vari giochi, per vari interessi suoi. Esatto. Perché ricordiamoci anche motivi caratteriali. Sì, sì. Tipo Andrea Mari non è uno di quelli che riesce a fare ostruzione. Infatti mi ricordo scese proprio perché disse a chiare lettere: non faccio niente verso la rivale. Perché non è così sottinteso, cioè no, non è cosa da poco. E l'anno scorso ci sono vari modi di affrontare il palio anche per i fantini. È vero. Era il 2006. Sì. Memoria, grande memoria, sì. Moreno, complimenti. No, me lo ricordo bene perché insomma fu un palio particolare. Fu il primo palio dove ci fu un attacco diretto, cioè dove un fantino disarcerò un altro fantino, la prima volta che si resta Fucecchio. È palio, no? Sì, c'è sì. Chi dice palio, chi dice bene. Non va bene, insomma. Le regole di allora lo consentivano, c'era solo scritto per il fantino e la contrada Cappiano ci si parla. È stato migliorato il regolamento, secondo me Moreno è cresciuto anche col regolamento, però secondo me chi lo subisce deve capire che fa parte del palio, cioè non ci vedo nulla di strano. Poi purtroppo ancora la mentalità, non, cioè i contradori ancora in questa mentalità non ci sono, la prendono abbastanza male, l'abbiamo visto anche lo scorso anno fra Torre e Massarella. Però se si entra anche in quell'ottica che è pale anche quello lì, vuol dire che si cresce ancora di più. Ecco, l'ultimo cambio di fantino però per motivi diversi, lì fu il fantino che non se la sentì di montare il cavallo, è successo a Cappiano nel 2013, Noregino fece la prova Bartoletti e poi il palio montò Dino Press, però più scelta di Bartoletti, onestamente. Intanto sentiamo. Ci siamo. Sentiamo che veramente il momento si sta avvicinando, vediamo che il CDA è già pronto e sentiamo Massimo Billi, non so se dai nostri microfoni sentite, ma penso di sì. Il discorso introduttivo appunto di Massimo Billi è a brevissimo quel momento con M maiuscola. Dove?
Direi bellissima la piazza. Sì, ripeto, poi noi che siamo dall'alto non so quante persone ci saranno, ma... Poi con tutti questi colori... Sì. Poi il tempo ci sta assistendo. Bene. Per tutta la stagione, anche se hanno messo un brutto tempo domani, poi però dovrebbe riprendersi in vista di domenica. Sembra proprio domenica che vada tutto bene, domani c'è questo dubbio messo acqua abbastanza forte, quindi mette un po' a repentaglio la prima prova. Ricordiamo, comunque sì, si recupererebbe sabato mattina, quando viene fatto una prova per maltempo, sabato mattina viene lasciata la pista aperta per provare. Buono a sapere, sì. Però provano regolamentate il sabato, mi sembra. Sì. Non sì. Sono regolamentate. Non sono regolamentate. Regolamentate sì. È l'obbligo è di una prova, cioè una contrada deve fare tra giovedì e venerdì una prova obbligatoria. Una volendo non si vuole presentare. E ora io direi che ci siamo, per cui cala il silenzio sulla piazza, cala anche tra noi il silenzio e a questo punto... Ecco qua, sempre in piedi. Che cavallo è? Numero 9. Cavallo un po' particolare, ripeto, però in questo numero lotto... 9, scusate, sempre in piedi. Numero 9. Sempre cavallo in che piedi? Le botteghe prenderebbe volentieri da quello che gira voce. Qualcun altro non si sa. Ma piace anche a un mio amico di Cappiano. Sì. Diciamo un cavallo medio-alto. Sì. San Pierino. Non si sentono esultanze. Come dicevo io. È un cavallo questo qui, diciamo un po' medio. Particolare, no, un po' particolare, quindi aspettano di parlare con i veterinari e di provarlo domani per capire un pochino. Probabile monta? No, monta Andrea Coghe, senza cioè, è già sicuro. Per cui San Pierino, cavallo sempre in piedi, monta Andrea Coghe. È una monta adatta, secondo te, Andrea Coghe, per sempre in piedi? Secondo me è perfetta, perché Fiorentina delle regolari, secondo me, Andrea Coghe è anche vispo, insomma. Qui vediamo proprio il cavallo, il fortunello di San Pierino, se non sbaglio, è Michael Santoro. Sì. Non ho sentito una grande felicità. No. Ma però, penso che si urli su pochi stasera. Sentiremo sì, un po'. Purtroppo sì. Altro nome. Ecco, il cavallo è bello in effetti a vederlo. Sì. Non so, aveva qualche problema. Diciamo, cavallo di testa, questo qui. Vorrei ricordare che è un cavallo di testa, un cavallo che deve prendere la testa. Selvaggio. Anche qui andranno via, secondo me, a testa bassa. Non felicissime peggio, vista anche le corse di oggi. Peggio di sempre in piedi. Uno dei peggiori, ci permettiamo di penso dire, di sì. Con tutto rispetto. Contrada. Sentiamo il silenzio. Silenzio in piazza, emozione. Samo. Nessuna esultanza neanche per Samo. Penso che Samo. È il motivo l'hai ampiamente spiegato. Anche qui ora la monta di Salasso secondo me si comincia un po' a mettere in dubbio. Bisognerà vedere ora cosa va in sorte altre contrade, perché potrebbero puntare su un ragazzo giovane che ora non ho idea, non mi viene un nome, ma su questo selvaggio sì. Proprio secondo me l'ultimo del lotto. Su Antonio Siri che è l'allevatore? Può darsi. È probabile, perché ripeto, Samo non avendo la rivale può far tutto. Salasso è più ambito come Fantino. Per cui quindi bisogna vedere... comincia a essere in forza, visto molto il cavallo. In forza. È anche poco fortunato, perché la scorsa di Tocco Gibel, Samo era l'ultimo del lotto. È proprio sfortunato, perché Salasso, voglio ricordare, lavora in Francia e sì. È un grande Fantino. Quando si dice l'ultimo del lotto l'anno scorso, quest'anno ci fa il palio. Samo che peraltro ha un fortunello di piccolo piccolo, molto neanche piccolo. Due anni, Alessandro Sani, il più giovane. E qui si sente veramente la piazza sì. che non esulta e Samo che esce il non ha dei volti solo. Molto felici, li stiamo vedendo. Si esce il cavallo quasi però, da solo. Sì, però il coro c'è, giustamente. Anche qui non ci sarà. Questo è un altro
vogliamo ripetere, Moreno, un bel cavallo, all'apparenza, ma non sembra che abbia quel motore da poter fare. Per ora il migliore è sempre in piedi tra i tre, tra Selvaggio e Oswald, è sempre in piedi. Sì. Ok. Vediamo la contata. C'è da lavorarci, cioè, nel senso, su sempre in piedi, un cavallo che è a canapo non ci sta ben volentieri, però se parte può dire la sua, però anche Oswald lo metto tra gli ultimi, come avevo già detto a inizio trasmissione. Vediamo il nome della contrada. Querciola. Querciola è 2 anni che prende il top. Alla pancia piena. Ecco, a livello di monta. Forse è anche giusto che prenda un cavallo un po' inferiore ogni tanto. Anche qui penso... Non me ne vogliono gli amici di Querciola. Stefano Donati è il fortunato. Anche qui ora comincio a mettere in dubbio la monta di Simone Mereo. Potrebbe andarci Alessio Micheli. Micheli potrebbe essere una buona monta su Oswald. È un fantino, di una certa esperienza. È bravo anche, è un bravissimo preparatore Alessio Micheli. Era l'altro ieri presente a Torre. Sì, 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 è vero. Era uno dei pochi che era di persona a portare il cavallo. Sì, sì. Era insieme al padre. Per cui per ora, se fosse Alessio Micheli, gli faccio volentieri un in bocca al lupo, perché è un bravo ragazzo, è un fantino, sì, che merita, molto professionale. Sì, è vero, è vero, è un ottimo preparatore, l'abbiamo visto spesso a Fucecchio. Manca la grande gioia, no, per lui? Sì, sì, a Ferrara ha fatto diverse vittorie con ottimi cavalli, però Ferrara penso che sia forse il big. Eh sì. Ecco un'altra estrazione. Sono uscite tre contrade che non hanno la rivale. Sì. Bravo, davvero. Vero. Vediamo qual è il cavallo, sentiamo. Vediamo, numero 10, Reno Confesso. Questo è un bombolone. Ecco. Qui abbiamo l'esultanza del popolo. Sì, sì. Tra l'altro è un cavallo preparato proprio da Alessio Micheli. Sì. Per cui il popolo migliore, qui, no, le 4. Secondo me qui ci sarà il boato. Su questo eravamo d'accordo io e Maurizio. Per cui sì. Io mi fido di voi, lo sapete. Re Confesso, cavallo, anzi contrada. Porta Bernarda. Potrebbe rientrare Alessio Micheli in questa estrazione, secondo... Io penso che montano Virginio Zedda a questo punto su Reo Confesso. Qui l'esultanza c'è, eh? Sì. Come si era già detto prima, è uno dei cavalli ambiti. Porta Bernarda, che ha già vinto più di tutti e che a questo punto potrebbe ulteriormente distanziare le altre contrade. Però qui abbiamo un discorso molto più largo perché, ripeto, è un lotto abbastanza equilibrato, c'è altri cavalli buoni. Comunque questo qui era uno di quelli che il capitano di Porta Bernarda voleva. E Moreno Guidotti adesso è Fortunello. Fortunello, ex presidente. Esatto. Fortunello che a quanto pare funziona. Porta Vediamo Bernarda, sono... vedo infatti grande felicità proprio dei ragazzi, dei contadaioli di Porta Bernarda. Reo Confesso, ricordiamo, uno dei migliori cavalli. Virginio Zedde, la monta più probabile. Sì. E non Michele che lo prepara. No. L'unica alternativa potrebbe essere lo scambio con... Ora vediamo che tocca a Massarella, altrimenti viene Cingillo per mandare Virginio Zedde a Massarella. Però ora vediamo che tocca a Massarella. Certo. Poi alla fine magari ricapitoliamo, eh? Sì. Oppure tra qualche contrada, vediamo. Altra estrazione. Sentiamo nel frattempo la Porta Bernarda. Molto soddisfatta della scelta, cioè della scelta, della sorte. È uno dei cavalli che volevano. E lo vediamo proprio scritto. Arto buon cavallo. Sì. La via da Claudia. Buon cavallo che però serve una monta, secondo me è una monta leggera. Per cui buon cavallo, ma ve lo confesso, è meglio se ho ben capito. Dovrebbe avere anche un buon fondo la via da Claudia, quanto dicono. La via di dovrebbe essere un cavallo con buon fondo. Sì, è un cavallo di 2000 metri. Botteghe.
non è positivo per la monta che hanno, secondo me. Vedo difficile. È parecchio monta... perché è un cavallo che in batteria rende più un finale. Botteghe. La via da Clodia, botteghe. Ecco, come Fantino... No, è monta Enrico Bruschelli, però secondo me, ripeto, un cavallo da 2000 metri soffrirà, secondo me, la batteria. In finale può uscire. Per cui ti aspetti comunque Bruschelli lo stesso, a prescindere? Sì, sì, Enrico Bruschelli, a prescindere. Nonostante che sia un cavallino leggero. È un cavallino leggero, infatti, ripeto, non è la monta giusta Enrico Bruschelli. Però secondo me le botteghe è già da mesi che ha in mente, cioè ha già un accordo con Enrico Bruschelli. Il fortuna di botteghe che è Sansossi, Gabriele. Sansossi. Sì. Come ti sembra? Ecco, vediamo il cavallo. Infatti non c'è stata esultanza, se non sbaglio. Ecco, appunto, non ho, vero, perché... non ho sentito una grande esultanza, però il cavallo è abbastanza buono. Come si spiega? Si spiega che la stalla e il Fantino, quindi Enrico, avevano chiesto tutt'altro. E uno su tutti era sempre in piedi, che l'avrebbe voluto, perché era suo. San Pierino, come però. Numero 16, Matato. Qui ci sarà un popolo che esulta. Matato, meglio o peggio della Confesso? Più o meno a quel livello? È a quel livello lì. I due migliori. Però per molto ora. Caratteriale, voglio sottolineare che è un cavallo molto caratteriale. Era stato scartato 2 anni fa, quest'anno si è presentato, come ha detto Moreno, benissimo, bello, però se, da quello che mi giunge voce da gente di ippodromo, è molto caratteriale come cavallo. Qui comunque ci dovrebbe essere il boato. Qui ci deve essere il boato. Se è caratteriale e si sveglia bene, potrebbe essere... No? Caratteriale... Che non ha la rivale quest'anno. Fa parte della profezia del mago. E dunque, gli è ritoccato per il terzo anno di fila. Uno dei meglio cavalli va alla contrada che ho detto vincente. Giuseppe Zedde. Giuseppe Zedde. A questo punto Giuseppe Zedde. E Virginio un porta Bernardo. Abbiamo sentito l'esultanza. Il mago aveva previsto anche questa. Però 3 anni che dico una contrada, gli tocca sempre uno dei meglio. Non sarà un caso. Perché Maurizio ci capisce. Per cui Massarella, ribadiamo il concetto, non c'è torre ad ostacolare. L'anno scorso gran bel cavallo per Massarella, accadde quello meglio, che meglio, il top del top. Quest'anno forse il top o quasi del lotto, senza rivale, puntini puntini. E perché infatti... partiranno gli scongiuri, no? Sì, certo, certo, no, no. Il Fortunello è sempre Ivo Cucini come anche lo scorso anno, e anche sì, lui ha lavorato bene, per modo di dire, no? Perché poi alla fine sì, cioè è una figura importante, ma insomma, esatto. Quindi, e vediamo appunto questo bel cavallo bianco. Sì, dal manto bianco che sta passando sotto di noi, e la gioia della contro di tra l'altro molto docile. Fa anche il fondo, gli piace molto la nostra pista, eh? La Barzabbione. Vedi che gioia, no? Vedi, si abbracciano, corrono. Consapevoli, secondo me, oltre appunto al nome del cavallo, anche, ripeto, alla mancanza, all'assenza della rivale. Sì. Sono due elementi importanti, perché hanno due elementi. Quisario. E poi ci sarà il boato. Ecco, Quisario rispetto al Re Confesso e Matato. Quisario è un cavallo che non partiva, è cresciuto e parte. Secondo me c'è il boato del popolo. Più o meno come Matato già Confesso, sì, giusto per rimanere sugli ipotetici, ipotetici migliori, perché poi sono tanti gli ingredienti che decretano una vittoria, non solo il gran cavallo, però già è un buon punto di partenza. Contrada, vediamo. Sant'Andrea. E qui può fare la differenza. Con, ripeto, Gavino Sanna su Quisario può fare la differenza. Io il boato però non lo sento, perché? Si ritorna lì, dipende i veterinari e i Fantini cosa avranno chiesto secondo le loro qualità. Mm-hmm. Infatti anche le botteghe non ha risultato sulla via da Cloia, che secondo me in questo lotto qui, ripeto, può soffrire la batteria, però vende Enrico troppo peso, logicamente. Bello, è molto bello qui, sai. Sì. Che è di un fucecchese, lo voglio ricordare, è di un ragazzo fucecchese. E il Fortunello è Giannotti Roberto. Giannotti Roberto. Beh, mancano Raimonda, Bernarda, Cappiano, Ferruzza. Mancano 4 contrade, perché mancano, appunto ce n'è. C'è rimasto. Le voci ultime davano questo Reo Confesso.
Oscar, ecco. Sauro. Altro cavallo che tante contrade volevano. Sì. Tante contrade volevano. Ricordiamo, Oscar Sauro è quello che aveva la torre l'anno scorso quando ha fatto il servizio a Massarella. Ha fatto il servizio. Oscar Sauro, buon cavallo. Che l'anno scorso era un lotto diverso, no? Per cui l'anno scorso non era considerato... Era fra gli ultimi, esatto. Era fra gli ultimi, sì. Poi contro la Jaid, insomma. Contrada per Oscar Sauro. Borgonovo. Esultanza, sì. Borgonovo, Oscar Sauro. Le botteghe, Monta. Penso che Borgonovo qui, ripeto, è una delle contrade che aspettava il cavallo per decidere il fantino. A questo punto sparo un nome. Spara. Mereu. Secondo me è la monta più giusta per questo cavallo. Poi il Capitan Zucchi deciderà diversamente, però io voglio sparare un nome, Mereu. Sei d'accordo? Sì, penso anch'io. Visto che è la sua monta giusta. Un grande cavallo. Certo. E che la rivale a questo punto qui, botteghe, avrà da pararsi da questo Oscar. È scatta, cioè è un cavallo che scatta, che invece la via da Clodia esce dopo, quindi teoricamente Oscar Sauro è superiore alla via da Clodia. No, sono due cavalli superiore sulla batteria, secondo me sulla finale non lo saprei sulla batteria, cioè, forse Fucecchio chi va davanti, come si dice, a mezzo palio in mano, quindi Oscar Sauro sai di partire. E via da Clodia no. Ecco, ad ora il cavallo migliore o i primi due chi sono? Perché ne abbiamo detti tanti, secondo giusto? Me Porta Bernarda e Massarella. Io concordo con Moreno. E poi buoni anche Sant'Andrea, Borgonovo, sì. E botteghe, però i migliori, quelli che spiccano un po'. Chi è rimasto? Remo secondo? È rimasto Remo secondo, che non è da sottovalutare, Moreno, sì. Penso. Borgonovo, abbiamo detto Oscar Sauro. E il Fortunello e Stefano Menichetti. Sì, Zucchi è da evitare. Buon bisù. Ecco qua, vedi la felicità di Borgonovo. Che è una grande felicità. Anche se. Remo secondo. Anche qui se ne la speranza di Roberto Zucchi sarà Giovanni Azzeni, ma non credo. Remo secondo. Beh, tra i migliori anche lui. Sì. Rispetto a Matato e Re Confesso. Remo secondo, come lo collocate? Tra primi. Ma rispetto ai migliori? Insieme a loro, a quei due che abbiamo rammentato. Sì, insieme. Ferruzza. Però l'esultanza non... Forse perché offuscata da quella di Borgonovo, non sento da parte di Ferruzza chissà quali... Su Remo secondo leva Azzeni da Borgonovo e lo metti a Ferruzza a questo punto. C'è rimasto Gib. Remo secondo di Gingillo. Ferruzza è un secondo Azzeni. Gib e Bondigiù. Con Raimondo e Capiano. Ferruzza che peraltro è il fortunello più grande di età, sì. Che Arrivodanti. Più grandicello. Più grande. E che si è fatto valere. Ne mancano solo due, ripeto, che Torre non corre per squalifica, per cui... E gli ultimi due cavalli che sono rimasti sono Bondigiù e Gib. Meglio Gib di Bondigiù. Sì. E Ferruzza e Raimondo. Sì. Sì. Raimonda. Cappiano e Raimonda. Logicamente Gib è molto più. Era uno dei cavalli che volevano, insomma bombe giù. 3-2 è il peggio. La tua espressione dice tutto. Ti potessero vedere. Ed ecco che vediamo passare. Remo secondo. Sì. Secondo me è un buon cavallo. Allenato bene, bel cavallo. Ci siamo quasi, la tratta insomma, sta per terminare, perché adesso sapremo il penultimo, di conseguenza per esclusione. Bombijou. Ecco, Bombijou è qui. Cala di nuovo il silenzio perché abbiamo detto che non è tra i migliori. Contrada. Cappiano. Però esulta, no, forse è Ferruzza che esulta. No, esulta la Ferruzza. Monta. Bombijou ora
A Cappiano penso rimanga Pusceddu. Riccieri, ma partiranno da Pusceddu, sì, e lo faranno provare a lui. Cappiano, il fortunello è Jacopo Fogli e chiaramente la porta Raimonda che avrà Gib e Carlo Sanna. Comunque penso non siano contenti nemmeno un porta Raimonda, perché non ho sentito esultare quando è toccato. E porta Raimonda, allora a questo punto la monta Gib. La monta di Raimonda, Carlo, ricordo Sanna. Ecco, Sanna. Sì. Carlo Sanna. Da non confondere con l'altro Sanna. Gavino. Fortunella della porta dei mondi è sempre Gaia Mazzantini, come nel 2015, l'unica donna se non sbaglio tra, sì, i fortunelli. Sì. Attendiamo comunque i nomi estratti, anche se insomma mancano solo quelli. E poi affido a voi il compito di un riepilogo una volta che sarà stato estratto Raimonda, per cui Raimonda e Gib, ripeto, i migliori porta Bernardo e Massarella rispettivamente con Reo Confesso e Matato, buoni anche Sant'Andrea con Quisario, Borgonovo con Oscar Sauro e Ferruzza con Remo II. Sì, sono veramente d'accordo. Adesso c'è Gib e chiaramente porta Raimonda è qui a esclusione. Porta Raimonda. Velocemente, San Pierino sempre in piedi, Samo Selvaggio, Quecciola, Oswald, Porta Bernarda, Rea Confesso, Botteghe, La Via da Clodia, Massarella, Matato, Sant'Andrea, Quisario, Borgonovo, Scarzauro, Ferruzza, Remo II, Cappiano, Bombigiù, Porta Raimonda, Gip. Lascio a voi l'onore del commento finale, e, insomma, del commento finale, pronostici, le parole aperto, a Moreno comunque. E a Maurizio. Prego. Allora, per me è un palio molto aperto, non è scontato come può sembrare dal sorteggio. Mi senti anche te Moreno, però io penso che non sia scontato. Sì, il dislivello tra i primi e gli ultimi l'anno scorso era molto più accentuato. Mi sembra c'è meno dislivello, sì, tra... Sì. Anche se Cappiano in confronto a Ferruzza sicuramente... C'è il dislivello. Penso alle coppie dei rivali, Cappiano è molto inferiore a Ferruzza, purtroppo. E Bernardo è superiore a Raimonda. L'unica cosa è che la Raimonda non l'ho sentito. Nuovo, non saprei, forse dipende da tante cose. Se monta il Merea un Borgonovo, penso possa far differenza. Sì, per Chiri, per tante cose. Lo Scarzauro parte, la Via da Clodia è un cavallo che tende a venire dopo. Se Sant'Andrea non vince, Sant'Andrea non lo sottovaluterei, io comunque con Quisario, sì, eh. Sì, è vero. Poi è accoppiata con Gavino Sanna e non è da sottovalutare. Poi il popolo non sembrava contento, Moreno è uscito senza, probabilmente magari avevano altre aspettative. Sì, io penso che Roma si sono puntati dopo le mancanze di Tavel di One King, si sono tutte portate sul Reo Confesso e Remo II e Oscar Sauro. Questi erano tre cavalli più ambiti dopo le mancanze che sono venute di Tavel e One King e quell'altro sempre di Carlo Sanna, sì, Piccolo Diavolo. E con le mancanze di loro i capitani hanno concentrato su Reo Confesso, Oscar Sauro e Remo II. Poi secondo me c'è fra questi Matato. E io continuo a dire non sottovalutare Sant'Andrea con Quisario, e più che altro perché c'è Gavino Sanna a 44 kg. Sì, le altre rivali vedo, Samo gli è andato malissimo. Le altre non senza rivale, scusate, Samo è malissimo. San Pierino non male, perciò penso malissimo. Tanti dopo ovvio, tanti anni si rivede una purga, Moreno? Ma potrebbe. Ora è da tanti anni che non vediamo una purga, sì, Pucecchio. Si parla del 2008, Porta Bernarda. Sì, perché la torre quando ha vinto non era così accentuata. Non era accentuato come ora. Allora, io salutiamo tutti. Niente, buon pari a tutti. Anzi, prima di chiudere facciamo un riepilogo. Sì, facciamo un riepilogo. Allora, Porta Bernarda è un sorteo confesso. Borgonovo, Oscar Sauro. Ferruzza, Remo II. Massarella, Matato. Querciola, Oswald. Sant'Andrea, Quisario.
Raimonda Gibbe, Cappiano Bombijou, Samo Selvaggio, San Pierino sempre in piedi, Botteghe, la via da Clodia. Con questo io ringrazio tutti e buon pari a tutti. Anch'io grazie per l'attenzione e buon pari a tutti. Cappotto, Querciola!